MP Play. Videopillole sulla legge Salvini. A cura di Melting Pot Europa. In collaborazione con Lasciateci Entrare. Assistenza sanitaria. Nonostante l'approvazione della legge Salvini, l'accesso all'assistenza sanitaria in Italia è ancora un diritto garantito. Con qualsiasi permesso di soggiorno, hai diritto ad essere iscritto al servizio sanitario, avere il medico di base e accedere a tutte le cure necessarie. Parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Quindi, se sei disoccupato senza reddito o inoccupato, hai diritto all'esenzione 2 sul ticket per visite e cure mediche. Anche il permesso di soggiorno per richiesta di asilo garantisce tutto ciò. Se non riesci ad ottenere una residenza, è sufficiente il domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Se sei richiedente asilo o hai fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento della protezione, per essere iscritto al servizio sanitario devi essere in possesso di codice fiscale numerico o alfanumerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente. Cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo. Se ti trovi senza documenti, hai comunque diritto a tutte le prestazioni sanitarie di cui necessiti e l'accesso al medico di base. Devi prima richiedere all'azienda sanitaria del tuo luogo di dimora l'attribuzione del codice STP, straniero temporaneamente presente. Il personale medico non deve informare le forze dell'ordine del fatto che non hai i documenti. Se sei vittima di discriminazione o non riesci ad accedere al servizio sanitario, contattaci o scrivici su WhatsApp. Telefono SOS.